tuo, aiuti a mamma, dai! Andiamo! Guarda quel signore, sorridi a papà, eh? Bene così, attenzione, sorridete, sorridete. Un bel discorso. No, l'aspetto. Me. No, piace. Cammy, non è. Dai, discorso, com'è? Vabbè, dai, andiamo ai bambini. Bella, brava. Ah. L'allegria del bambino. Fa sentire, questo. Vabbè, facciamo il discorso. Ci adici. Prima di tutto, grazie a tutti quanti di essere venuti qua oggi a festeggiare la nostra famiglia. E grazie a te, Matteo, soprattutto. Che da un momento all'altro ti sei trovato a fare il padrino a mio figlio. La verità, devo dire solo due parole. Non mi va di starvi a scocciare con le chiacchiere. Oggi deve essere una giornata senza pensieri. Senza pensieri, bravo. Facciamo come a Ivan. Bravo. Oggi i problemi ci pensano mamma e babbo. Io a Ivan non gli farò mancare proprio niente. Sarà un bambino felice. Certo, prima o poi i problemi arrivano a forza. Quando si fa grande se ne accorge. Qualche ceffone se lo dovrà pigliare. Ha bisogno che si imbara la vita pure lui, no? Mio padre diceva sempre: ti devo imbarare e ti devo perdere. Tony, ti imbarai e ti ha perso. Bravo! Tante cose le ho imbarate proprio a forza di ceffoni. Me li ricordo ancora, quei ceffoni. Ma ti devo dire grazie, babbo, perché a forza di prenderli mi hai anche imparato a darli. E nella vita è importante anche a darli. Non tanto alle figlie, no? Quando a quei carnuti che ci vogliono male. Bravo, professor, bravo! Io amo due parole, ho detto, divertitevi, strafocatevi e pregate gli anni al bambino, a me e a tutta la famiglia. Tanti auguri! Tanti auguri! Auguri, auguri, Ivan! Scusa, il regalo? Il regalo, in macchina sta. Lo so che stai in macchina, però bisogna andarlo a prendere. Tra un poco ancora, quando gli altri danno il regalo, andiamo pure noi. Scusa, ma mo che c'hai? Niente, come al solito.
Tutto a posto. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ma che c'è? Non mi senti bene? No, perché? Sto benissimo. Mi sembrava. Ti vedo strano. Non ci vedi bene. Come? Dico che forse hai visto male. E ti? Ma non ti inventare niente, eh? Di, qual è il problema? Vito! Lo sportello. Tu il padrino non lo potevi fare, Vito. Ti sono già spiegato perché. E poi dici che hai capito. Sì, ho capito, ma tu l'impegno ce l'avevi con Nicola. Ora, se quello non si presenta, almeno lì potevi pensare a me. Hai visto come sei? Dai a fare i favori alla gente. Scusi, Viti, scusi, ma com'è che ragioni? Non lo capisci che l'offesa era proprio se ti facevo fare il padrino di riserva? Una volta che non potevi fare il padrino, perché sono 10 anni che gliel'ho promessa a quello lì, lì era lo sgarbo. Mio cognato... O fa il padrino, non lo fa. Mio cognato non lo fa il padrino di riserva. Vabbè, ma tu chiami un estraneo per fare il padrino di tuo figlio? Che cazzo vuol dire sto fatto? Dici che siete amici. Ma quali amici? Ma chi lo conosce a quello? Vedi, non ci dobbiamo intossicare la festa, queste fesserie. Fesserie, tutte fesserie, tutte fesserie. Tony, perché tu pensi che è sempre la festa tua? Tua sorella, che è mia moglie, la comandi come se te ne ancora 13 anni. Aspetta, tu sei il professore. Pronto. Parla adesso. Ma che cazzo di fine ha fatto, Nicole? Lo stiamo tutti quanti qua ad aspettare. Fa uno sgarbo così al professore. Sei professore. Oh. Professore di qua, il professore di là, il professore di su, il professore di giù, il professore di sopra, il professore di sotto. Batti. Professor Occazzo. Che hai detto? Chi li ha mandati? Marlon Brando. E che gli hanno fatto? E qua? Ma non è chi ha la muerte, ma non è chi. Poi quando lo vedi ci parlo io. Ci sentiamo, ciao. Dov'è la mia macchina? Ho fregato la macchina. Oh, ho fregato la macchina, Vito! Marisa! Ciao, dove sei? Mo, beata a te. Nono a casa. Mo, Marisa, peccato che non sei venuta. Allora, Viti, sì. No, per la macchina non ti preoccupare. Tanto ci sta la assicurazione. Sì. Io lunedì metto a posto le cose e tu non ci vieni a perdere proprio niente. Anzi, te la rifai nuova a nuova la macchina. L'unica cosa è di aspettare un paio di giorni prima di fare la denuncia. Che paio di giorni devo aspettare? Dimmi che mettiamo a posto bene bene la polizza. E poi ti fai la tua bella denuncia. Tony, io la denuncia l'ho già fatta. Mentre tu pensavi alla festa. Come l'ho già fatta? Che cazzo stai a dire? L'ho fatta, Tony. Sono andati ai carabinieri e l'ho fatta. Madonna me. E com'è? E te l'avevo detto che non la dovevi fare subito la denuncia. Mannaggia la miseria, mannaggia. Anna! Oh! E mo?
Non posso far più niente con l'assicurazione io. Ti rendi conto? C'è la cappa grossa a Tina. Esciuta fa la denuncia, tu c'è. Tony, scusa, quale cosa devi mettere a posto? Ma tu l'assicurazione l'hai fatta? Certo che la so fatta. La responsabilità civile so fatta. Civile? E non hai fatto furto incendio? Ma tu che ti credi che è una barzelletta? Perché ti ho detto di far passare qualche giorno prima di fare la denuncia all'assicurazione? Che devi aspettare che me la rubano la macchina per fare l'assicurazione? E quando allora? Ma io che la tengo a fare l'agenzia? Uscemi! Uscemi, uscemi. Tony, dai, che quella lo conosciamo, lo sappiamo tutti com'è fatto. Però pure tu, Madonna Santa, e stagli vicino, fai vedere che lo vuoi aiutare. Ma che aiutare? Che quello manco mi sta a sentire quando gli parlo. Ma lascia perdere, basta che lo accompagni a cercare questa macchina, che accompagna. Ma dov'è che devo andare a cercare la macchina, mo? Comunque la macchina si trova così. Ma per piacere, batti, che io oggi tengo più il cazzo al contrario. Ma è possibile che vicino al posto mio e manco mi dici niente? E tu scusi, i contratti non li sai leggere, eh? Ancora ti credi che con 600 euro all'anno facevi furto civile incendio? Attento, vabbè, dai. Vabbè, ho capito, ho capito. Pazzesco. Faccio da me, ho capito. Ehi, capisci cosa? Che me la vado a cercare da solo, la macchina. E vai, dai. Dico, Madonna mia, dove vai? Aspetta che sei pure a piedi. E Madonna santa, tu non lo puoi accompagnare con la macchina tua, no? Ehi, tazzi, batti, batti. È tornato. Ah, Tony, ti saluta tanto Marisa. Ma fa un bacio naso a Marismo, c'è c'entra Marisa. Marisa. Ho dimenticato le chiavi dalla macchina. Vito, aspetti. Prendiamoci il caffè prima. Prendi un con me. No. Va. Per me. È arrivato il terzo classificato l'anno scorso. Vito, stai alla macchina. Fammi sentire. Tu. Ci devi andare allora. Adame. Benzina devi fare. Sì. Lascia male. Yeah.
Chi è quello? Mio cognato. Sadoka! Aspettiamo la macchina! Adesso, allo scoglio dobbiamo andare! Vieni, aspetta a te, vieni! Sandokan, chi è sto tulipano? Perché non lo conosci tulipano, professore? Hai messo a verbale. Ehi, quello è un che comando. Vai a destra, va. E se la fa lo scoglio? Se la fa. È un re dello scoglio. Qualsiasi problema lui deve andare. Re dello scoglio? Eh? Al ristorante? Al ristorante. A destra, questo a destra, a destra. Il ristorante? Il re dello scoglio è un ristorante. Le cose dici questo? È un quartiere, Viti, è un quartiere. Quartiere, non è un ristorante. Ma messo! Un messo mangiato! Ciao, flangheggio, vedi? Oh, professor, dammi una mano, no? Ma che roba è? Prendi, professor, prendi! E dove si acchia? Sono per te, professor. Va bene. È un regalo del tulipano. Che me ne devo fare, scusi? Dalla tua mo, fateli fare al sale. Vabbè, e portali alla macchina, dai, che mi sporco le mani. Chi ha detto tulipano? Professor, la macchina, che colore io? Era petrolio metallizzata. Ah! Verde! Ah no, non io. Era bianca quella. Oh, professor. Io ce l'ho messa tutta. Che cazzo però. Vabbè, Viti, non ti preoccupare, tanto qualche altra carta ce l'abbiamo. Sì, ma mi sono un pic, telepatia. Senti un po', sei niente in una corsa? Stamattina sono lungomare. Sì, una corsa. Di che colore è la macchina? È petrolio verde. Verde. Verde? Sì, sì, aspetta. Vai a vedere, vai. No, 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 grazie. Anna Maria, picchi e bicchieri buoni per i nostri ospiti. No, Ciro, non c'è bisogno. Ce ne sta una nera. Magari l'hanno riverniciata. No. No, non è quella allora. Vabbè. Ci sentiamo, eh? Vabbè. Ciao. Se Gioia non ne sa niente, io non vi posso aiutare. Mettici una pietra sopra.
Voi ci avete la fortuna che vostro cognato ha le assicurazioni. Beh, che avete fatto? I massimali bassi? No, non ci sta proprio, furto incendio. E che te lo devo dire io? Che domani mattina prendi una polizza nuova e già che fa? Sta già fatta la denuncia. E non posso fare più nulla dell'assicurazione. Per questo la stiamo a cercare. Ma che non sei di Bari tu? Sì, sono di Bari, però abito a Poggio Allegro. Ah, e conosci Ucecato? Il Cecato? Ho capito, non lo conosco. Che peccato. Ma, vedi, ci sono noi ci dobbiamo andare. Ehi, professore, aspetti un attimo. Ti devo fare vedere il contratto, là. C'è il contratto? No, c'è una cosa che non ho capito. Anna Maria, intrattieni il nostro ospite. Vieni, vieni. Si accomodi. Com'è la salsa quest'anno? Buona? È buona. È dolce? Fammi assaggiare. Buona. Che si facicate? Io bene, amore. Mettemelo piccolo luce, va. Ma vuoi un'altra birra? Ce l'ho. Qual è il fatto? La vuoi o no? Dammi una da birra. Oh. Almeno. Azzito. Oh, mi vuoi dire, perché tutta questa scena? Ma che cosa è preso dalla macchina? Cioè, guardi, io sto solo cercando di aiutare mio cognato, eh. Cioè, a me dalla macchina non me ne frega un cazzo. No, no, non è la macchina, ha capito? Non è la macchina. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2. 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Che ne dici? Non so, va bene, più questo passo 1, 2, 3 e 4 oppure 1, 2, 3 e 4. Quello... Ah, quello 1, 2, ho capito. Dai, una bella raccomanda. No, non so ballare. Anna Maria, per piacere! È una continuazione questo fatto, 375 giorni all'anno. E moglie io la lambada, moglie è il limbo, è vero o no? Azzita. Ti piace? Tu che cosa sai? È che Nicolò Bellò non lo doveva fare lui, padrino. Pure a te è arrivato il fatto. Io ho aspettato le due prima di sapere che cos'è che era successo. E poi mi hanno detto che... Che? Che Marlon Brando? L'è andata a prelevare da casa. E che gli hanno fatto? Ma no, niente. Almeno così mi hanno detto. Con la scusa dei soldi. Se lo sono trattenuto. Questo è un avvertimento a te. Che hai combinato con l'amico tuo? Forse ho sbagliato qualcosa. 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disgraziata, abbassa! La capa! Dov'è Tony? È di là. Grazie lo stesso. Beh, buona fortuna, eh. E non ci pozzava la macchina. Allora, dati buono, eh? E grazie di tutto. Ciao. Ehi, tu, mi raccomando, tieni gli occhi aperti. Non ti preoccupare, Cillo. Capito? Lo so cosa devo fare. Ciao, Cillo. Ciao. Vito, mo ti accompagno a casa. Te la vado a cercare io la macchina. Come mi accompagni a casa? Che ti metti a cercarla da solo? Perché
la cerchi in compagnia? Allora, se sai qualcosa, mi fai una telefonata. Sì. Scusa, ma tu non devi mangiare qualcosa? No, io mi fermo a mangiare una cosa da qualche parte. Comunque, poi ci vediamo. Se non risolvo niente, poi domani mattina vi accompagno io a casa. Babbo, buonanotte allora. Io vado. Buonanotte. Pronto? Chi parla? Dov'è la mia macchina? Tony! 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 Ma dove li devo trovare, mo? Quando mi richiamate? Non riate a cara, aspetta! Tony! Mi hanno appena telefonato. Ha chiamato quello che ha fatto la macchina. Veramente? Ha detto che vuole 4.000 euro. Mi chiama tra un'ora e mi dà l'appuntamento. Scappa di cazzo. Cambia tutto, allora. Mica mi fa andare da solo da quelli. Dai, Tony. Forse è meglio che mi cambio. Salgo su, faccio in un attimo. Vito, Vito! Pigli pesce da dietro, pigli pesce. Uè, Vito. Uè? Tras. Ehi, giovanotto, non qua, in cucina. Dai, forza. Ma eviti la macchina. Anna, per favore, ha detto Tony che mi devo cambiare. Trova qualcosa, va. Che significa, mo, che ti devi cambiare? Mi devo levare sta giacca, guarda, sembro un damerino, guarda. Ma che damerino è damerino? Stai benissimo, stai. Anna, per favore. Viti, questa non è casa mia, che ti devo dare? Non c'ho niente. Scusa, qual è là che sono? Che sono? Sono sarghi, che non li vedi? Anzi, domani devi fare. Al sale, mi raccomando, eh? Io, al sale, mo. Ma lo sai quanto ci vuole a fare quelle là? Domani devi fare. Adesso devi cercare qualcosa. Beh. Che cazzo vado? Anna, prendi una camicia pulita di Tony. Dentro l'armadio, dai. Anna! Che Tony mi sta aspettando in macchina! Sì, mo vado. Ne, a one la birra, va? Vito! Che c'è? Prenditi il golfino, ancora prendi freddo! Hai capito mo' come funziona, Vito? Mo' non si usa più come una volta, che ti smondavano la macchina, la mandavano in Albania. Mo' ti fanno una telefonata, ti chiedono il riscatto e dentro una notte è finito tutto. Conviene a te e conviene a loro. Per cui, non si agitano, guarda. I soldi si trovano. Si trovano. Si trovano a terra. Mica ci usciamo con un assegno con quelli, dai. Ma tu i contatti li tieni? Oh, prima dobbiamo vedere quel che riusciamo a fare. Magari arriviamo a 1.000. A 1.000? Certo, perché là bisogna contrattare, mica una cosa. E soprattutto, a mo' che telefono ci devo parlare io, capito? Tu sei sicuro che quel che ha telefonato era di Bari? Di Bari? Cioè, non è che era uno di questi posti qua vicini, Bitone? Non è che era The Groom? No, di Bari, Bari. Di Bari, Bari. Oh, passo! Ado Sashi! Oh, Tito! Beh! Cambi fino a Baggio Blown, vi! Por, por, dammi! Un amico mio, eh! No. Oh, oh, mangi, amici, e beh! Prego! No, no, grazie, non mi va. Ci ho, ci è, professore! No, è mio cognato. Non è di Bari. No. Sì, sì, sono di Bari. No, da come parlo? No, dalla voce sembrava che eri della Georgia. Chi sono un originale, cambi, mangi! Sono la Fidel Bob, e so! Oh, alla longhia! Oh, sto a mangiare, aspi! Oh,
Ciao, vabbè. Adesso capisci, ma è da vedere, ma ci fanno una discussione. Prendi Vito, prendi. Ciao, professor. Da fa vedere. Ma mi raccomando. Ti preoccupa. Disposizione. State buon, Tito. Ciao, professor. Ma Vito, ci vuole bene. È da passare. Guarda, re, plezzo, vai, ci manca. Ma no, no. Vinde, Vito. Vinde, Vito. Giovan. 14, 18, 9, 26, Pino. Manuel, 6, 18, vieni qua. Vieni qua, Pino. Vieni qua. Facci l'uomo, facci. Non voglio di namor, che vuole. Oh, non piace, la lontananza. Facci a Toni. Muovo. Toni, adesso Mario, c'è di aspetto. Vai, top. Aspì, quando andiamo, ne è qua, tra noi, andiamo, andiamo. Ciao, Mario. Tutto a posto? Hello? Puttana, Mario. E che mio cognato stamattina gli hanno fregato la macchina. Ci è? A Canat, stamattina gli hanno fatto la macchina. Proprio qua vicino è stato, gli hanno rubato qua. Allora sono detto, beh, allora vado a parlare con Mario, che quello è un amico. Il problema tuo oggi non è questo. Ieri, e tu? Un problema assoluto tenia. E gli è Marlon Brown. Scusa, mi apre una pepe, piace. Dillo com'è. Beh. Ma tu come ti è? Vito. Ma sei da Bari? Sì, cioè, sono nato a Bari, ma abito a Poggiallegro. A Poggiallegro? Allora, lo conosci, c'è? Il ciecato lo conosci o no? Conosco, non benissimo. Ogni tanto facciamo quattro chiacchiere, parliamo così. Vieni qua che ti devo dire un paio di parole. Visto che conosci buono tu, a Pudicarnello. Già da te l'ambasciata a me. Già da dice, ha detto Saddam, che ti aspetta ancora da. E se non ci venite da, gli amici gli da. Che tu vai là se lui non viene qua. Poi mi avete scelto un dritto, io do io. Scapisci? Sì, quando lo vedo glielo dico senz'altro. Bravo. Ancora di scuola? No, no. Ma tu sei insieme al professore? Sì. E insieme a Marlon Brown. No, 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 io non sto con Marlon Brando. Bravo. Come, che ne do, vi? Batti, non muove, eh? Di vabbè. Ma se non ti piace, io ecco. C'è gli ecco. Un debilacchio. Genzi! Oh! E ci è la birca? Ma che vuoi da me?
E io ci ti so dezza, mate. Ma che c'entro io? Con chi è che c'entro io? Ma che c'entro io? Ma ci è quello che non che dammi sa patente? Boh. Io ci ti so dezza. Ma ti metto la birra nel frigorifero. E me tu si fa? Ma vedi, la birra stamattina è finita, eh? E non si misla? Io sono andata a prendere quelle delle tre ruote. E me? E non me l'ha data. E tu ci sei detta? Ho detto che la birra è per Mariuccio. Ecco, ci ha detto. Ha detto che la manda lo stesso, va bene? Ma la macchina dove sta? Là. E chi è? Là. Mi dà una papangula chi te muore. Tony. Povera tema. Somigli tu. No. Guarda, veramente, ma tu sei tale qua la Gianni Morandi. Io Gianni Morandi? No, la dame non te l'ha mai detto nessuno. La fotocopia originale, veramente. Cioè, sono pure stonato io. So cognato a Gianni Morandi, chiami Lupi, che Ma, Chicca, dove devi andare a quest'ora? Devo andare qua vicino a fare un servizio. Che servizio? Roba di 5 minuti. Ma Anna, vieni con me che ti faccio vedere una cosa. E i bambini da soli li dobbiamo lasciare. Ma i bambini stanno dormendo, che qua di fronte dobbiamo andare. E poi c'ho il baby call. Ma Anna, moved. Quanto bello qua. Sì. Fa una sensazione strana, alto alto. Ma depulito qua, si vede l'Albania, eh? Sì. Sì. Shh. Madò, che bambino, lo sapevo. Madò. Senti, vuoi che vado io? Sì, Anna, grazie, sei un'amica. Tanto io vengo subito. Sì, fai con calma, eh. Sì, grazie di tutto, eh. La strada l'ha capita, sì. Tony. Pronto? Ehi,
No, e tu è con me che devi parlare. Stai a sentire, tu li vuoi i soldi? Eh? Dico, li vuoi i soldi? E allora, guarda, ha detto Mariuccio che te li porta lui personalmente, so. Ah, non lo conosce Mariuccio? Mariuccio Testa. È bravo. Allora tu domani vai a Marisabella, metti la benzina e lasci la macchina. Non è, te lo dice il sottoscritto, dov'è che la devi lasciare la macchina. Ehi, dove ti ho detto io? La lasci. E metti la benzina. Metti la benzina. Non discordare. Mi raccomando. Tieni. Sabine, Nicola sta? Che cavolo? Nico, voglio vado a fare una camerata, eh. Away! Sgarret, away! Sgarret. Avanti. Tony, allora? Allora che cosa? Allora la telefonata che hai concluso? Oh, Nicola, dove cazzo stai? Vabbè, allora mo venga, eh. Ciao. Mi vuoi dire com'è andata la telefonata? Oh, ma sei pesante, ti butti alla centrale proprio. Non ti preoccupare, forse sta barzelletta è finita, no. Ma che vuol dire? Ce la ridanno? Come sei rimasto? Tra un paio d'ore dovremo risolvere. E i soldi? Tu lascia fare a me. Ma che fanno? Devono telefonare ancora? Non lo so. Oh, Tony, ma che cazzo? Mi vuoi dire qualche cosa? Titi, noi dobbiamo solo aspettare che passi il tempo. Well, ok. Salute. Salve. Nico? Ha detto che torna fra mezz'ora. Cavatieri, una cosetta da mangiare? A quest'ora, professore. Voglio, fammi una cosa, voglio. C'è da far qua in sala, c'è il matrimonio domani. La cucina è tua, lo sai. Senti, fai una cosa, Viti, prendi un coltello che devi tagliare il prezzemolo. È troppo grande. Ma sono tutti grandi questi. Non è vero, prendi più piccolino. E porto un altro pure per le seppie, uno più grande per le seppie. Tony. Oh. Uè, Nicola. Che stai a fare? E visto che non arrivavi, mi sono messo a cucinare. Vieni di là che dobbiamo parlare. Fai subito. Continua. Mi raccomando. Ci ho messo bene, che... guarda quanto sono fresche, qua. Non devi assaggiarmi, tu. Stai attento, Vito, non ti sporcare la camicia. Come on. Un spettacolo. Mi raccomando, sta friggendo là. Sta friggendo il vino e metti tutti dentro. E poi aggiungi il prezzemolo. Oh, Tony. E siccome mi telefona di nuovo? Non credo che richiamano. E comunque guardi che ci devo parlare io con quelli, eh? Non sbagliare. E non pattugiare l'aglio. Tony, tu e io siamo amici da una vita. Mai andavo a pensare che dovevo passare i guai per colpa tua. Per colpa mia? Mi sembra che sei tu che gli devi dare i soldi a quel, mica io. Ah, e guarda caso me li ha chiesti oggi che dovevo fare il padrino a tuo figlio. C'è combinazione, eh? Che combinazione? Allora? Se ero a te non la prendevo tanto alla chiglione. Ma chi è che la sta prendendo alla coglione? E poi mi sembra che non ti hanno fatto niente, no? Al deposito ti hanno portato? Tony, Marlon Brando sta che ti vuole fare il culo. A te non ti vuole più bene. Professore e tutto. Dico che io tengo pure gli altri amici, Nico.
Tu lo sai bene. Stai parlando di Mariuccio Testa? Ma tu sei matta da vera. Mariuccio sei andato. Oh. Ma la vuoi capire che moglie amara da vera? Dico, io lo so benissimo quello che sto facendo. Tu sta tranquillo. Che ci penso io ai fatti miei. Che stanno a giocare a quella parte? Aspetta, vieni tu, a dov'è? Tony. Oi. Tieni. Questo è un pensiero per tuo figlio. Sei un signor, Nico. Mi raccomando. Basta così. Sì. Dammi un attimo. Bene. Lo so. Ma vedete che stavo. Lo so, dov'è. Sto bene. Carta. Stavolta. Allora. A te. Tony. A te. Pagliatavo. Tony. Dammi un attimo. Ma neanche. Oh, Tony. Aspetta almeno G. Mi dovete pure dire grazie qua, che se rimaneva un altro po' vi dovevo spidocchiare a tutti quanti. Io sono in perdenza. Prossima volta. Imbaratevi piuttosto.
e tenetevi il resto. Ma purtroppo lo sapete, quello è fatto così. Vince e va via. La prossima volta non invitatelo più. Non è la prima volta che lo fai. È fatta la pasta? È freddo ormai. Vuoi un coppetto? No, grazie. Ma bel lavoro hanno fatto, eh? Penso almeno 4.000 zuccheri di danno. Ma che cazzo, Tony? Anzi, forse pur di più. Va bene, dai, non fa niente. Non fa niente. Porca puttana, però. Scusa, aiuto, dammi una mano, eh. Aiutami a pulire il vetro. Togli il vetro là sopra. Pronto? Sì, posso parlare con Mariucci. Il professore. Uè, Mariu, sono io. Allora, per quella cosa ci ho pensato bene. Non è così facile, Mariu. Sì, però ti devo parlare, ti devo vedere di persona. E dove? Alla Casa delle Luci. Ah, boh, ti raggiungo alla Casa delle Luci, allora. È il tempo di arrivare. Tony. È il limone? Eh? Ma pure qua è il limone. Scusa, io che t'ho detto? Eh? Aiutami a pulire i vetri, no? Te ne stai lì come un scemo! Awe, giovane, sveglia! Però se sei nervoso non te la prendere con me. Io sto cercando di aiutarti. Tu stai cercando di aiutare a me? Eh? Chi è che da stamattina sta andando avanti e dietro come un mat con tutti i cazzi che c'ha per la testa per aiutare a suo cognato? Per una macchina del cazzo che ti hanno fregato stai facendo tutte queste tragedie, manco che ti avessero sparato alle gambe. Per una macchina di merda che più di merda, che di merda, di sopra merda. Vatti, vatti. Impara a vivere, impara. Mo sta a fare la parte del santo. Tu ti metti nella merda e mi trascini pure a me, facendo finta di aiutarmi. Impara a vivere, viti. Ma basta! Che se non c'avevi interesse, mo col cazzo che mi aiutavi. Ma poi da oggi pomeriggio che mi porti in giro è Saddam, e Sandokan, e Cilluzzo, e questo, e quello, e Marlon Brando. Ma poi chi cazzo è sto Marlon Brando, eh? Che il professore si è messo a giocare col fuoco? Ma che cazzo fai? Mi hai spaccato il naso, cazzo! Dove vai? Vieni qua! Da! Oh! Pulisci, da! Ah, qua, prendi il fazzoletto, assù! Ma vaffanculo, bastardo! Vieni dove?
te! Beh, lo vedi, professore, sta già meglio. Allora, tutto a posto, Vitino? E il ghiaccio? Non lo mettete il ghiaccio? Il ghiaccio? Dopo il ghiaccio. Dopo? Dopo che cosa? Dopo che abbiamo passato al pronto soccorso. Col ghiaccio ci fai di meno. Tanto che te ne frega, quello sempre si sgombra prima o poi, no? Tony, ma tu vuoi fare la denuncia all'assicurazione? Certo. Tu sei un pazzo furioso, Tony. Tu sei un pazzo furioso, Tony. Mi hai pure spaccato la faccia. Allora, Viti, noi stavamo andando belli belli con la sub verso Madonnello quando un ci ha tagliato la strada sul corso sul Nino. Io ho cercato di evitarlo, ma siamo finiti su marciapiede, mi sono pure fregato la fianca sopra un muro. Tu non ti ricordi niente perché sei svenuto. Sai solo che hai battuto il naso a qualche parte. Poi è arrivato lo Smin con l'ambulanza, finita la storia. Tutti i resti prendiamo noi. A me quanto mi viene? 4-5 sicuri. Quanto? 4-5. Ma possiamo arrivare pure a 8, dipende dalla lastra. Ma ho preso, senti questo passaggio. Ma là, no. Oh, è la macchina? È rimasta sul luogo dell'incidente. No, la mia! Per quello bisogna aspettare ancora. Ho portato il collare. Con quel ci fai 2-3 mila euro di più. Presso. Ah, malato proprio. Ah, ha detto il dottore, il prossimo è il tuo cognato. Questione di 10 minuti, il tempo che gli fa una lastra. Vabbè, Viti. Allora io e lui andiamo a prendere la macchina. Tanto tu devi fare la lastra e tutto il resto. Sta tranquillo, ci mettiamo solo 5 minuti. So, se c'è da fare, non ti preoccupare. Il tuo cognato lo faccio accompagnare io da uno dei miei. State buono. Ci vedi. Babbo, grazie assai, così mi ciao. Ciao.
Qua la strada? Come? Casa di tua cognata è di qua. Sì. No, aspetta. Lascia stare, andiamo da un'altra parte. Scusa, quella del casa del professore? Doveva andare a casa sua. Ma adesso mi porti alla casa delle luci. Tu lo sai dov'è, no? Tony. Vieni qua, vieni. Ti piace questo quadro? Bella, eh? Questa è Santa Lucia. La conosci? Sì. Io sono devoto a questa Madonna. Mi ha fatto parecchi miracoli, mi ha fatto. A proposito, cosa hai deciso? Professore, tu mi pare che c'hai la terza media, eh? Mm. Si vede che non sei nato in mezzo alla strada. Senti, ascolta. Vedi che sto facendo? L'ho tolta, ci così è chiesto. Ah, Badin. E che è successo qua? Si è spento. Oh. Ormai la retromarcia. Non la puoi mettere più. Devi accelerare. Si capì? Se no tutto il quadro si spegne. E il professore che fa? Si mette a pensare adesso. E siamo a pensare, siamo a pensare. E pensa, e pensa, e pensa. E sa da, oh, vieni da, vieni. C'è successo, Mario. Oh, lì mi dà una sua cazzo, ecco. Sì, Mario, fatti dire un altro. Ancora. Aspetta, togli per la mano. Cammino, cammino, cammino. Fattino, vai. Ma ti chiami di nuovo per? Guarda che mi doveva capitare a me stasera. Tu sei pazzo e coglione. Quando i grandi discutono, tu te ne devi stare a giocare con i bambini, sennò ti fai male. E alzi dalla sotto, che non ci crede nessuno. Ti fa ancora male il naso? No, no. Era una sciocchezza. Ti hanno messo tutto lo sparatrap, eh? Thank you.
lunghi tempi. Ma facciamo un saldo a casa di un'amica mia. Ora? No, mo. È roba di 5 minuti, eh. Ma non è tardi a quest'ora? No, è una ragazza giovane. E poi il padre e la madre non ci stanno mai. Torio, come li vuoi gli spaghetti questa volta? Al dente. Con un po' di peperoncino. Pure. Porti il vino buono, mi raccomando. Esci, è un ristorante. Oh. Beh. Ma e che c'hai? Lo sai. Lo sai. Ti ho portato un regalo. E che mi hai portato? La bomboniera. C'è bomboniera? Ah, vediamo. Carina la scatola. Eh? Ma Tottoni, che bella. È bella. E quanto la si paga? Assai. Dai, me. E tu sei un collega di Tony? Sì, sì. Ho una mia agenzia. A Bari? A Bari, a Bari. Anche se prima stava a Poggialego. Senti, e com'è che Tony non si è fatto niente nell'incidente? Perché io sono indistruttibile. Più duro dell'acciaio inossidabile. E tu sei sicuro che non la vuoi un po' di pasta? No, no, grazie. Ti fa male? No. Mara, fagli due spaghetti a questo, fa. Sì. Aglio, mangi che devi essere mangiato. Bevi, Tony, che devi essere bevuto. Due espressini, per piacere. Tony, vuoi dire una cosa? Prego. Che è successo stanotte con quello là? Tu vuoi lo zucchero? No. Diciamo. Stavo per cambiare amici.
poi sono rimasto con quelli di prima. Ma te che ti cambiava cambiando? Cioè, voglio dire, chi era meglio? Lascia starmi te. Sono cose troppo complicate. Poi un giorno ti spiego bene bene. Mm? Vado in bagno. Eviti. No, niente, niente. Vai, vai. Ti devi sciogliere però quando guidi te. Più sciogli, fai bello dritto, fiero, c'è capre. Eh? Ecco. Gemme, no. Che io non sono così esperto, Tony. Due macchine ho avuto, la 1 e la corsa. E se l'hai capito, Viti? Hai sbagliato. Perché se uno non prova tutte le cose, no? Se non si mena da tutte le parti, non ce la fa veramente a capire come sono fatte le cose. Poi la macchina è come la femmina. Non per niente, se vuoi capire come è fatta una donna sessualmente, tu ti devi fare un giro in macchina e la devi far guidare. Se guida morbido, vai tranquillo, ho detto. Ma sei sicuro, Tony? Capo da cazzo, sicuro, sicurissimo. È strana però sta cosa. Per esempio, tua sorella Anna, no? Cioè, è una che proprio non sa guidare, non ha neanche la patente. Però a letto, Formula 1, Formula 1, cioè proprio una che, non so, le piace fare l'amore. Formula 1, metti la marcia, andiamo, dai. Tenta a guidare, dai. Formula 1. Ma che cazzo, viti? Vai verso il porto, va. Porto io una parte, tu non si incaricare. Vai così, vai. Ma dove mi stai portando, professore?
faccio quello che dici tu. Vai giusto, vai, vai, vai. Quella è la mia macchina, Tony! Guarda un po'. Eh? E lei? La mia macchina! Allora, ripeto. Al mio tre, sterza tutto, eh! Mi raccomando. Uno, due e tre! Oh, manca un graffio, eh? Precisa. Perfetto proprio. Hanno lasciato pure i fiocchetti del battesimo, guarda. Beh. Allora, state buono. Mi sporca, mi sporca. State buono. Ciao, Tony. Grazie, eh. Me la comando. Mo vattene a dormire, va. Dove tu vai a dormire? Ciao. Oh, Tony! Ehi! Aspetta che prendo un attimo il regalo. Se hanno lasciato il regalo, lo porti a tuo figlio. Ma no, dai, lascia poi, me lo dai un'altra volta, non ti preoccupare. Dai, un attimo, che fai felice il bambino, dai! Cosa fai, Vito? Vito! Che dire allora, amore mio, addio, per sempre addio. Rimpianti forse un po' ne ho,
ma ormai che senso ha parlare d'onestà, dei sentimenti miei non serve a niente ormai. Con te lo so perduto, ma adesso son più forte, so qualcosa in più che non ti dirò, perché finisce qui, ho già progetti io per me. Tengo a me, son bello come mai, e se mi incontri per la strada sarò con un'altra lei. Addio. So che un'altra volta proverai a fare finta che sia stata tutta solo una follia e che di nuovo pensi solo a me. Ma non ci crederò, stavolta proprio no, ho detto basta a te. L'amore mio è finito, è stato grande ma tu l'hai ucciso ed io mai più ti rivedrò, perché finisce qui, ho già progetti io per me. Se mi incontri per la strada sarò